soluzioni flessibili da valutare in base alle specificità delle singole scuole superiori. È quanto emerso dal vertice fra provincia e presidi convocato oggi in via Gramsci per discutere le criticità legate all'aumento dei costi dell'energia e del riscaldamento sempre più impellenti nonostante le ingannevoli temperature del periodo. Incontro interlocutorio ma cautamente ottimista sulla volontà a lavorare sia sull'immediato che su un discorso di lungo periodo. Sono emerse delle problematiche che affronteremo insieme e abbiamo deciso di fare un gruppo di lavoro che si incontrerà in maniera, si incontrerà ogni tanto in modo periodico, 3 o 4 incontri all'anno è quello che abbiamo prospettato, per guardare a un'idea di scuola del futuro, cos'è il risparmio energetico, quali sono le cose che dobbiamo andare ad ottimizzare all'interno delle scuole, per cui ho trovato tutto molto molto interessante. Sono state fatte delle proposte, sono state avanzate delle deficienze che abbiamo avuto, ma tutte facilmente risolvibili, e credo che insieme si possa andare verso proprio una scuola migliore e a una consapevolezza di quello che è il non produrre inquinamento con fonti di calore improprie. La provincia ha chiarito di non voler fare invasioni di campo sull'autonomia scolastica, ma qualche sacrificio andrà fatto, perché l'ente ha ribadito di poter garantire il riscaldamento fino a dicembre con bollette che sull'anno scolastico sono passate da 1,5 milioni a 5 secondo le ultime proiezioni. Scelte e sacrifici da calibrare sulle specificità di ogni singolo istituto. Abbiamo istituti che hanno dei problemi di rientri non solo pomeridiani ma anche serali, altri che non ne hanno. Abbiamo degli istituti che possono riscaldare solo le aule che occupano e non tutto il plesso scolastico, invece ci sono istituti che non riescono ad isolare nel pomeriggio le sole aule che vanno ad occupare, per cui anche su questo lavoreremo insieme e troveremo una soluzione con i tecnici. Comunque ho trovato molta disponibilità da parte dei dirigenti scolastici, che ringrazio, e l'idea di fare questo gruppo di lavoro per me è proprio nell'ottica di guardare anche a livello di edilizia scolastica una scuola del futuro.